E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare Marco Lazzaroni, un giocatore di rugby attualmente nella società della Benetton Rugby e glielo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao a tutti, sono Marco Lazzaroni, saluto gli ascoltatori di Radio Android e ti ringrazio Mario per l'invito da voi. Bene, iniziamo subito. Com'è che nasce questa tua passione per il rugby? Nasce perché alle medie un mio compagno di classe che possiamo salutare, si chiama Samuele. Ciao Samuele. Dopo che ho finito di praticare judo, perché praticamente il judo funziona praticamente a classi di peso. Io, anche quando ero più piccolo, ero comunque un bel ragazzone, no? Quindi la domenica, quando facevo le gare, mi scontravo con insomma, dei ragazzi che erano più grandi di media età e anche di cintura, pur essendo comunque pari peso. E quindi ho sempre avuto molta difficoltà a gareggiare e a un certo punto non mi sono più divertito. Quindi questo mio compagno di classe mi ha detto: "Ma dai, perché non vieni a giocare a rugby? Secondo me è lo sport per te." E quindi, insomma, avevo 11 anni, avevo appena, insomma, iniziato le medie, sì, prima, seconda media, e ho provato in questa squadra che era l'Arena Orso a Udine e mi sono innamorato di questo sport. Bene, come ti dicevo in precedenza, attualmente tu ti trovi nella società della Benetton Rugby. Come ti trovi in questa squadra, in questa società? Qua nella Benetton, questa è la mia quinta stagione. Io questo club l'ho visto cambiare, l'ho visto crescere in questi ultimi anni. Sono stato parte, penso, spero anche di questo cambiamento. Quindi, diciamo, è sicuramente anche una parte di me questo club. In più ho fatto anche le giovanili qua, a parte delle giovanili, perché quando sono stato preso all'Accademia Federale di Mogliano, per motivi logistici, ma anche a crescere il mio livello, mi sono spostato qua in Veneto a giocare con le giovanili del Treviso. Quindi devo dire che sono sempre trovato delle persone che ormai fanno parte quasi della mia famiglia, conosco tutti per nome, tutti mi conoscono, e quindi sono veramente legatissimo a questo club, è proprio una parte della mia vita che difficilmente scorderò. Quali sono, secondo te, le caratteristiche che un buon rugbista deve avere? Secondo me un rugbista, prima di essere un rugbista, deve essere un uomo, quindi deve essere una persona che si prende le proprie responsabilità, che ha dei valori ben precisi, che è molto determinato, che ha spirito di sacrificio, e secondo me sono tutti i valori che al giorno d'oggi, per il futuro anche, che forse purtroppo, insomma, magari è un po' più grigio, sono delle doti che anche nella vita quotidiana ti possono davvero dare una mano a crearti un futuro, a crearti un futuro. Perciò, secondo me, prima un rugbista, prima di avere tutto il fisico e i muscoli, deve essere prima un uomo e deve avere questa mentalità di essere pronto a sacrificarsi, di essere molto legato alla maglia, di avere davvero un cuore grandissimo. E secondo me sono queste le cose principali. Poi, se hai queste cose qua, attorno ci puoi costruire la tecnica prima di tutto e poi il fisico. Però prima di avere dei valori e poi c'è tutto il resto. Invece, quali sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi? Guarda, come obiettivo, sinceramente, quest'anno sarebbe. Noi puntiamo sicuramente ai playoff come squadra, e quindi sia l'obiettivo. Quell'obiettivo è i playoff, diciamo. Il sogno è magari di crederci forse un po' dopo i playoff e magari vincere perché no il campionato quest'anno. Poi un sogno un po' più a lungo termine potrebbe essere, a me piacerebbe molto lasciare il segno in questa società, cioè arrivare tra 20-30 anni a Monigo, allo stadio nostro, e che la gente ti saluti, ti riconosca e abbia molta stima di te. È una cosa che mi farebbe enormemente piacere anche per quello che sono io come persona, è una cosa che non so, così mi piacerebbe. Poi un altro sogno che ho è quello di
ampliare, diciamo, un progetto che abbiamo a casa, che è su un'azienda vinicola. Io mi sto facendo un Ah, po' beh. di gavetta, sto studiando, sto facendo dei corsi, sto facendo delle cose per aprirmi anche questa strada qua, che mi piace molto. E quindi diciamo che per adesso cerco di tenermi poche cose, no? Però cerco di ogni giorno di impegnarmi affinché in un futuro si avverino. Perfetto Marco, io spero veramente di cuore che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi e come ultima domanda ti chiedo quali sono i consigli che ti senti di dare a tutti i giovani ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport che è il rugby? Il consiglio che ho da dare ai ragazzi di oggi è che questo sport, prima di darti indietro molto, prima ti chiede molto, e quindi date tutto quello che avete in termini di sentimenti, di valori, fate sacrifici, studiate, allenatevi, cercate di fare tutto, perché magari parte di voi diventeranno dei professionisti, ma parte di voi diventeranno degli uomini che poi non avranno paura della vita, che secondo me al giorno d'oggi è una parte molto importante, perché non so, alcuni vedo un po' i giovani di oggi un po' persi, un po' confusi. Perciò è uno sport che secondo me, per l'educazione, per capire anche un po' come sarà la vita anche da grandi, secondo me è un'ottima scuola. E quindi mi sento di dire questo, mi sento di dire: non abbiate dei buoni esempi, dei buoni modelli, e divertitevi tantissimo. Bene Marco, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io ti ringrazio veramente di cuore per averci dedicato questo tempo in questa nostra intervista. Ti mando un grande abbraccio e spero che tutti i tuoi sogni che mi hai elencato in precedenza possano realizzarsi. Un abbraccione e grazie ancora di cuore, Marco. Mario, ti ringrazio ancora per questa Grazie a te. intervista. Mi ha fatto molto piacere stare qua con voi, e saluto anche tutti gli ascoltatori di Radio Android. Vi mando un saluto e buon weekend.